Certo, direttore, capisco. Avrei solo bisogno di un altro po' di tempo per pensarci. Mi capisce, no? Non vorrei commettere degli errori. Femmina, avevano ragione. È un investimento importante. Ma ciao! Carlo, ma dai, non ci credo, non mi riconosci. Ma sono Paola. Dai, Paola Baldini. Ah, Paola. Ah. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Paola, come sei cambiata? In meglio, dico, eh. È che proprio non t'avevo riconosciuto. Beh, tu invece non sei cambiato per niente. Ma mi conoscete già, quindi? Sì, 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 certo, anche se non ci vedevamo da tanto, no? Da quanto, Carlo? Una ventina d'anni? Sì, dai tempi del liceo. Piacere, io sono Roberto, collega e miglior amico di Carlo. Comunque, questa signora, guardi, è proprio un segno del destino, eh? Perché lei non sa che il signor Manetti è il nostro miglior consulente in campo di top investment. Ah. Ora, il migliore... Sì, migliore. È bravo e modesto il nostro Carlo. Scusate, però io ora devo proprio andare. L'accompagno. Perfetto. Arrivederci, Carlo. Arrivederci, Paola. Ci vediamo presto. Arrivederci. Signora, avanti. E la lascio in ottime mani. Oh. Grazie, più tardi allora. Più tardi. Arrivederci. Buongiorno, Paola. Ciao. Allora? Mi metto a sedere anch'io. Mi fa impressione vederti così perché in senso buono, eh? Beh, sai, ho perso 20 kg, E poi mi sono presa cura di me stessa. Ho fatto yoga, canto armonico, per trovare un equilibrio interiore, no? Una propria centralità. E lo vedo. Beh, ma anche tu sei in forma. Ma guardati, chi l'avrebbe mai detto? Responsabile del top investment. Certo, sì, responsabile, sì, sono io. E tu invece che mi racconti? Beh, intanto mi sono trasferita definitivamente qui in città. Sai, ho ereditato la casa di famiglia e poi... Vabbè, magari ti racconterò più avanti. Sai, scusami, non volevo. Questa è Anna. Sì, è Anna. E te la sei sposata alla fine? Beh, alla fine sì, e sono anche tanti anni che stiamo insieme, eh. Dalla scuola, no? Già. Questo è Teo, che ha 8 anni ed è il più piccolo. Tuo figlio? E questo qua invece è l'altro ed è Martino, che è il più grande. E sono due ragazzi meravigliosi. L'acqua? No, non ho acqua. Mi fa freddo? Scusami tanto se ho fatto qualcosa che non dovevo, non... Forse una boccata d'aria ti potrebbe... Vuoi uscire? Vieni, prego, vieni. Ma che figurati. Ecco qua. Sfoghi. C'è che proprio non posso più stare qui. Perché? Cosa vuoi fare? Mi scusi tanto. Buongiorno. Vorrei fare un regalo a un ragazzino di 12 anni, solo che non me ne intendo. Mi può consigliare qualcosa? Signora, guardi, se vuole veramente fare colpo, le consiglio questa console con dei giochi fantastici. Le assicuro che i ragazzini ne vanno matti. Bene, allora prendo sia i giochi che la console. Pago con la carta e se mi può mandare tutto questo indirizzo. Ehi, tu che sei ricca, mi regali qualcosa anche a me? Tesoro. Teo. Mi scusi, signora, eh? Anna. Prego. Ciao, Carlo. Paola. Che combinazione. È vero. Paola Baldini? Sì. Carlo mi aveva detto che eri cambiata, ma non credevo fino a questo punto. Ma che bella famiglia che siete. Allora, tu devi essere Teo e tu invece Martino, giusto? Sì. Mi conosci tutti? Carlo mi ha fatto vedere una vostra foto. Ah. A proposito, Carlo, scusa se non ti ho risposto. So che mi hai cercato, ma sono state giornate un po' complicate. Paola, guarda, non c'è nessun problema. Io ti chiamavo giusto per capire come ti volevi orientare con la polizza, ma... Certo che mi interessa la polizza. Anzi, ti chiamo in questi giorni, promesso. Quando vuoi tu. Anna, mi ha fatto proprio piacere vederti. Sì, anche a me. E voi fate i bravi, mi raccomando. Arrivederci. Allora aspetto una tua chiamata. Contaci. Vieni, guarda qui. Permesso? Sì, mi è cambiato tutto ora.
Non ti azzardare mai più a mandare dei regali a mio figlio, capito? Ti prego, aspetta. Tu per noi sei morta. Paola? Forse sono arrivato in un momento poco opportuno. Cioè, se vuoi facciamo un'altra volta. No, anzi, scusami. Prego, accomodati di qua. Ma hai portato il dolce? Non lo vedi? Mi sono permesso. Una sciocchezza. Ma tuo figlio non lo vedi proprio mai? Quando è nato non mi sentivo pronta per fare la madre. E sono scappata. Mi sono trasferita a Parigi per fare carriera nella moda. Lui aveva solo un anno quando l'ho lasciato con suo padre. Che è quel simpatico signore che ho visto prima, no? Luca. In effetti ha ragione ad avercela con me, ma io l'ho capito solo ora che ho fatto l'errore più grande di tutta la mia vita. Beh, in effetti una vita senza figli, che senso ha? Cioè, voglio dire che... No, che poi c'è anche gente che vive tranquillamente senza, eh? No, mi sono spiegato male, ma... Che poi non è il caso tuo perché tu il figlio ce l'hai, ma non lo puoi vedere, no? Che cazzo sto dicendo? Passiamo al dolce? Non è per questo che l'altro giorno sono scappata dal tuo ufficio. Io ho visto la foto della tua bella famiglia e mi sono sentita a disagio. Ma non pensiamoci più. Pensiamo al futuro adesso. Sì, c'hai ragione. Anche perché io questo investimento lo faccio proprio per garantire il futuro di mio figlio, no? Vabbè, qua non succede niente. Adesso le mando un messaggio così si tranquillizza. Merda, il cellulare. Il cellulare. Ma sono buoni questi pasticcini. Ma sono irresistibili. Ma dove li hai presi? Facciamo così. Se firmi, te lo dico. Sì. Allora, vedo sprecato. No, dove devo firmare? Dove ci sono le X, Felix? Sta mignotta! Ecco fatto. Ma qua facciamo un bel brindisi a questo punto, no? Questo per me, questo per te, eccolo qua. Brindiamo a te e tuo figlio. Fa un po' caldino, vero? A me sembra di essere dentro una sauna. Ah, sì. Ma posso levarmi un attimo questo maglioncino? Sì, perché? Sì, anch'io. Ma senti, ma non ci arriva, non è che mi slacci qui dietro, che sì, è un po' caldo. Sì. Se levi le mani riesco a prendere la cerniera. Un secondo. Ecco. Ma questo è un porco, Mo te sistemo io, guarda, Mo te sistemo io. Io sbottono pure la camicia, sai perché? Avevo tanto, tanto. Cioè... No, vabbè, questo è uno scuppone. Che fai, Paola? Mi fa caldo che tu mi senti quasi muta. Sei muta. Perché non ti senti tanto bene? Perché sei mezza nuda? Non lo so, mi gira la testa. Gli uomini sono proprio una merda, guarda. Ma che succede? Dove siamo? Dove? Chi sono? Figlio mio! Oddio! Come ho fatto? Ammazzo. Ma che succede? Succede che sono le tre e mi muoio, ma ammazzo.
Ma siamo mezzi nudi, Carlo. Che cosa è successo? Non lo so, non mi ricordo nulla. Ah, nemmeno io. Però, qualsiasi cosa sia successa, rimani tra queste mura. Sì, 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 vai. No, no, guardami bene. Rimani tra queste mura. Sì. Sì? Sì, vai, vai. Sì. Ciao. Sì. E Carlo? Il contratto. Grazie. Ciao, eh. Ciao, sì. Carlo, scusa, ma che fine hai fatto? Ti ho cercato dappertutto e... Ma poi perché non mi rispondi? È successo un casino con Anna, mi ha cacciato di casa. Cosa? La sera che ci siamo incontrati, lei ha mandato una sua amica a filmarci. Poi le ha mandato tutto e ti posso assicurare che eravamo in atteggiamento inequivocabile. Oh mio Dio. Adesso Anna è fuori di testa, io non la riconosco più. Però io Anna l'amo. Pensa che io passo il mio tempo a inseguirla di nascosto e sto diventando lo stalker di mia moglie. Mi dispiace, Carlo, davvero. Ha anche minacciato di togliermi i bambini. I bambini? No, però i bambini, no. Voglio darti un'altra possibilità, ma voglio che tu mi dia una spiegazione plausibile per quello che ho visto. E cosa c'è stato fra te e Paola? Anna, almeno oggi cerchiamo di non fare scenate, eh? Quante volte devo dirtelo? Io lei non l'ho più vista. Posso? Che fai? No, che ho perso un bottone. Oh. Alzati, Carlo. Mi si è staccato un bottone dalla giacca, adesso lo cerco, lo trovo e poi mi rialzo. Che emozione. Paola. Paola. Che ci fai qui, Paola? Paola, tu hai detto di non venire. Senti, Luca, questo è un luogo pubblico. Non ti devo chiedere il permesso, va bene? Ti ricordo la sentenza del giudice. Non me ne frega niente della sentenza, hai capito? Io da qui non mi muovo. Ecco, brava, dai, ti hanno visto tutti. Adesso puoi andare, che è meglio. Ma pure qui l'ha invitata. Anna, calmati. Io non lo sapevo che veniva. Non so perché qua, non lo so. Ma basta! Ma facciamola finita! Ma certo che c'è una faccia tosta a presentarti qua dopo essere andata a letto con mio marito. Anna, smettila! Mamma, per piacere! No, 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 guarda, Anna, credimi, non è come pensi. Tra me e Carlo non è successo niente, niente. E soprattutto io non sono qua per lui. Sipario! Ma allora lo sanno proprio tutti che sei una mignotta. È certo che è una mignotta. Mignotta! Mignotta? Chi? A me? No, da te me lo faccio anche dire, ma che me lo dice la prima della classe? No, ma mignotta! Ammettilo che te lo volevi scopare, figlia di... Mi stanno picchiando. Smettetela, per favore! Smettetela, smettetela! Ma parli tu! Ma questo è l'amante suo, l'ho visto a casa sua, sei uno stronzo! Ma stronzo ci sarai tu, soprattutto fatti i cazzi tuoi, eh? Adesso ti spacco la faccia, va bene? Faccio un pacchetto! Che succede, prof? Signor Preside, è una tragedia! Spacco la faccia! Calmatevi, signori! Calmatevi, ma che esempio stiamo dando ai ragazzi? Signori, ho detto di calmarvi! Volete ascoltarmi o no? State rovinando ancora una volta lo spettacolo! Giù! Seduto! Oh, scusate! Ma stronzo chi? Va bene! Ma cosa vuoi? Luca! Non si vergogna! Ma che succede? Ma quello è tuo padre. Sì, si stanno zuffando con i genitori di Martino. Sì, ma quella... Chi è? Luca! Ma tu torna a Parigi, no? Che qui non serve a nessuno! Basta! Basta! A me non me ne frega niente di te, lo hai capito? Anzi, sai che ti dico? Non me ne frega niente di nessuno di voi! Io sono qui solo per mio figlio. Voglio solo abbracciare mio figlio. Mio figlio Alessio. Solo mio figlio. Mamma, mamma, amore. Scusami.
Mi sono andata via, ma adesso non ti lascio più, non ti lascio più.